Cristiano Malgioglio attacca duramente alcuni concorrenti del GF 2018. Malgioglio si è scagliato contro alcuni concorrenti del GF tradizionale, vediamo chi e soprattutto perché. Cristiano Malgioglio in queste ore ha espresso i suoi pareri in merito ad alcuni concorrenti del Grande Fratello tradizionale. Ricordiamo che lui è l'opinionista della 15ª edizione insieme a Simona Izzo, video, e nonostante il programma condotto da Cancelletto Barbara D'Urso sia iniziato soltanto da una settimana, le parole dell'ex Stefano VIP stanno già rimbalzando in rete ottenendo un vero e proprio clamore mediatico. Cristiano ha affidato i suoi pensieri al noto settimanale di Gossip Spy ed ha ribadito quanto detto già nella prima puntata. Dunque nulla di nuovo ma è solo arrivata una conferma di quanto sia una persona vera, andiamo quindi a vedere cosa ha detto nell'intervista. Durante la prima puntata del Grande Fratello NIP, video, Malgioglio ha avuto un diverbio con Aida Nizar ed ha confermato quanto pensa di lei anche a Spy, è un'esaltata. È una che ha fatto tutti i reality possibili e immaginabili, ma non è certo così famosa come dice di essere. Addirittura in uno l'hanno squalificata, perché si è spogliata ed hanno fatto bene. Avrà dei problemi con Lucia Bramieri, ve lo dico già da ora. Parole aspre anche nei confronti di Simone Coccia, il fidanzato della deputata Pezzopane. Di lui l'opinionista pensa che sia un uomo che non porti rispetto alle donne, visto che in più occasioni si è vantato di aver avuto moltissime donne. Forti critiche invece sono arrivate all'indirizzo di Danilo Aquino, accusato di aver pubblicato tramite il suo profilo social delle frasi razziste ed omofobe. Cristiano Malgioglio dice di non accettare scuse e qualora sia verificata la veridicità di questi atti, si augura che il concorrente venga squalificato dal programma. Al contrario parole di conforto e di sostegno sono arrivate per Angelo Sanzio Ilken Italiano e Baie Dame. Sanzio ieri ha raccontato ai suoi coinquilini che da adolescente è stato anche vittima di atti di bullismo. Per quanto riguarda Baie, il cantante lo considera già il vincitore di questa edizione. Grande Fratello 15, è boom d'ascolti. La prima puntata del Cancelletto Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso è stata seguita da ben 12 milioni di telespettatori. Un risultato che ha stupito davvero tutti in quel di Mediaset, che non credevano a dei numeri così importanti. La seconda puntata però come è stato riportato dalla conduttrice, sarà trasmessa lunedì 23 aprile. Non è assolutamente un cambio di programma, martedì si è cercato soltanto di dare spazio al grande calcio per la partita di Champions League, Roma-Liverpool.